Tragedia sfiorata questa mattina a Pescara. Nel giardino di Piazza Italia alle 6.30 un albero di grandi dimensioni si è sradicato precipitando sulla strada a due passi dal palazzo del municipio. Fortunatamente in quel momento sia sulla strada sia sul marciapiede non passava nessuno. L'albero è caduto a pochi metri da alcune auto parcheggiate, invadendo completamente la carreggiata che conduce alla rampa d'ingresso del raccordo autostradale Pescara-Chieti verso il lungo fiume. A dare l'allarme residenti e passanti. Siamo in compagnia di Enzo Trabucco, responsabile degli operai del comune. Siete qui al lavoro da che ora? 7:15. Ecco, intanto le cause. È dovuta alla troppa acqua. L'acqua che è caduta nei giorni scorsi, la notte scorsa, più l'annaffiamento continuo notturno, ha creato questo problema. Cioè ha indebolito. Ha indebolito, specialmente le radici piccole, e quindi si è creato questo vuoto sotto ed è caduta. Quanti anni ha, o meglio, aveva questo albero? 55-60 anni di sicuro. Sono a rischio gli altri alberi? Ci sono degli altri alberi che sono a rischio, che loro torneranno oggi pomeriggio con i macchinari a controllare la stabilità oppure se lo dobbiamo abbattere. Sindaco, sarebbe potuto andare molto peggio. Sì, meno male che è successo di mattina presto quando non c'era nessuno e quindi questo pino che è caduto e che avrebbe potuto causare gravi danni non ha causato nessun danno. Noi stiamo sugli alberi facendo un controllo massiccio. Diverse specie sono aggredite da insetti, da parassiti che purtroppo le distruggono queste piante. I pini di Via Gioberti, i pini del Parco Sabucchi sono aggrediti da un parassita e anche lì stiamo facendo delle potature ovviamente guidate dagli agronomi del comune, non da persone improvvisate. La pioggia copiosa degli ultimi giorni può essere stata una concausa che avrebbe indebolito la base, quindi bisognerebbe puntellare. È un po' questa la fotografia della situazione, almeno qui in Piazza Italia. Potrebbe essere, ovviamente se ci sarà la necessità di puntellare dei pini lo faremo, ma credo che la riflessione puntuale sia controlliamo tutte le piante perché è necessario farlo e poi se devono essere tagliate o potate perché è necessario farlo e lo dicono gli agronomi, noi non possiamo che accettare questo percorso. Bisognerà convincere gli ambientalisti. Ma io credo che le posizioni non possano essere mai drastiche, bisogna trovare delle soluzioni ottimali per far sì che in città si possa convivere con piante che hanno fatto anche la storia di Pescara, ma che non possono diventare un pericolo per i cittadini. Bisogna contemperare tutte le esigenze. Sì, questo dobbiamo soprattutto contemperare le esigenze delle piante che a noi fa piacere mantenere.